al villaggio senza viaggio trovi sempre chi ti aspetta, e anche senza bicicletta puoi venirci quando vuoi per restare insieme a noi. Altissimo, onnipotente, buon signore, altissimo, onnipotente, buon signore. La guerra tra Perugia ed Assisi. Ma quella mattina a San Giovanni non ci fu battaglia, fu carneficina. Non ci furono parole, nemmeno una leale contesa d'onore, nemmeno un duello, ma urla e sangue come al macello. Si salvò solo chi aveva un cavallo. Si salvò solo chi giurava su Dio o sui santi o chi aveva parenti disposti a pagare. Anche Francesco si trovò a scappare, a pregare, implorare, giurare. Non era paura, era terrore. La guerra, le imprese, l'onore, più nulla. Importava solo salvare la pelle. E poi la prigione. Un anno a Perugia, di febbri, di fame, un freddo da cane, di urla nel sonno. Mostrarsi forte, giocare con la morte, aver successo, essere se stesso. Purtroppo scoprì di essere vile e che morire nei romanzi di avventura è ben diverso dalla morte vera. Giovanotto conforme alle norme, giovanotto di anni 18, era armato e poi è scappato, inseguito alla fine arrestato, ma il papà pagherà la cauzione e il figliolo uscirà di prigione. Giovanotto di nome Francesco, arrestato stamane sul presto, lo han beccato nascosto nel bosco, per un anno tenuto un po' al fresco, con le spade ha giocato ed è fuori, perché il padre ha risposto a denari. Giovanotto da sangue inquieto, testa calda di anni 18, far la guerra non è far l'amore, ci vuol niente per farsi ammazzare. Torna a casa, riabbraccia i vicini, perché il padre ci ha messo i quattrini.
Era in una cella, buia e stretta, una pigiata prigione di sardine, ma lì, in quella cella, trovò la chiave. La scatola si apriva. Non era una scatola, era un libro. E quel libro era il Vangelo. Altissimo, onnipotente, buon signore, altissimo, onnipotente, buon signore.